In questo video vi faremo vedere come smontare il cambio di una Fiat 500 e prepararlo per una revisione completa. Il video verrà suddiviso in due parti per facilitarvi la visione. Cominciamo svitando i 7 dadi da 13 posti sulla cornice della campana e sfilarla. Ruotando la leva a destra e a sinistra e tirando verso l'alto, rimuoviamo la forcella e le boccole e ne verifichiamo le condizioni. Adesso possiamo svitare i 6 dadi da 17 posti all'interno della campana. Con un cacciavite facciamo leva per tirar fuori le plange. Ripetiamo lo stesso lavoro dall'altro lato. Adesso con una chiave da 18 svitiamo il tappo e scarichiamo l'olio. Questa operazione andrebbe fatta all'inizio, ma nel nostro caso ne avevamo davvero molto poco. Adesso rimuoviamo la guida della presa diretta che è fissata da un perno da 10. Siamo pronti per separare la campana dal corpo, quindi martelletto di gomma e colpiamo la campana per farla uscire dalle barre filettate. Possiamo proseguire con la pulizia del nostro cambio, quindi prendiamo il trapano e con la spazzola metallica rimuoviamo tutte le incrostazioni. Utilizziamo il Dremel per i punti più irraggiungibili.
Non ci resta che dare un'ultima passata con benzina diluente o nafta e soffiamo con aria compressa. Svitiamo il coperchio di ingranaggi con una chiave da 10 e ne verifichiamo le condizioni. Sulla parte posteriore del nostro cambio inseriamo un giravite, così da simulare il lavoro della leva del cambio, e facciamo girare a mano la presa diretta per avere una visuale completa dei rapporti. Per fortuna gira tutto regolare, possiamo continuare. Qui manca un prigioniero, uno dei motivi per cui il cambio ha perso molto olio. Da un cambio di scorta abbiamo recuperato la parte mancante. Per fissarlo a mestiere, avvitiamo un dado da 13, di seguito un secondo, e li blocchiamo tra loro avvitandoli contro. Adesso avvitiamo il prigioniero fino al fine corsa e sblocchiamo i due dadi. Iscriviti al nostro canale per vedere la seconda parte in cui revisioniamo il gruppo del differenziale. Grazie per la visione del video e se ti è piaciuto lascia un bel like.